Gentili amiche e paradossali amici, questa volta dittico napoletano, anzi dittico buffo napoletano. Al Teatro Verdi di Pisa, il 7 per la promozionale, la recita promozionale, e il 9 domenica la recita per tutto il pubblico. Dittico napoletano è l'insieme di due intermezzi. Cosa sono gli intermezzi? Sono quelle micro operine che venivano incastrate all'interno di opere molto più paludate, molto più pesanti, molto più strane, molto più noiose anche, diciamoci la verità. Quindi Serva padrona, Vedova ingegnosa, Il maestro di musica, L'impresario delle Canarie, sono tutti titoli che rappresentano, nell'enorme mare magnum degli intermezzi, questi specie di fiorellini che venivano incastrati dentro le opere. Le opere importanti che parlavano di eroi, di miti, di dei, mentre gli intermezzi si definivano e piacevano anche tanto al pubblico perché parlavano di cose terrene, parlavano di fattacci privati, di storie anche un po' piccanti, un po' erotiche, un po' particolari. Ma tu chi sei? Chi sei? Questa è una vedova ingegnosa, hai capito? Sicché? Vedova ingegnosa, e che combini? Fammi capire. Ah, perché tu stai facendo, sei ingegnosa perché cerchi di trovarti un marito e quindi rappresenti l'operina che facciamo, l'opera di Sellitti, la prima. La vedova ingegnosa, e che combini? Ah, combini dei guai tremendi contro quel poverello di Strabone. Vabbè, c'avevo pazienza. T'ha già capito pure a te, vabbè. E sei sexy, sei buona, sei... ho capito, tu li sai trattare bene, gli uomini, vero? Disgraziata, sì, veramente una fetecchia, sì, vabbò. La vedova ingegnosa che vi ho appena presentato è questa signora piuttosto divertente, piuttosto disinvolta, che pur essendo vedova non si sa quanti mariti abbia seppellito, cerca sempre di trovarsi un nuovo marito, un po' per solleticazioni erotiche, un po' perché si vuole anche sistemare. Ma non facciamo solo la vedova ingegnosa, avremo anche il maestro di musica. Eccolo qua, maestro di musica. Di chi sei? Ah, tu sei un pastiche. Il pastiche. Cos'è un pastiche? Il pastiche, un pasticcio. Cioè, presente il casatiello? Allora, il casatiello è quella torta dove ci metti dentro le uova, il salame, la provola, il pepe, la sugna, la farina, l'ira di Dio. Il pastiche è un intermezzo fatto da tanti compositori. Allora, come dire, Sellitti ci mette la sugna, Pergolesi ci mette la provola, Leo ci mette il salame, Vinci ci mette, Auletta ci mette i ciccioli, insomma. Questa specie di casatiello, questo intermezzo che si chiama il maestro di musica, in realtà è una composizione fatta da tantissimi compositori che sono convenuti insieme nello stesso titolo. Maestro di musica, lo dice il titolo, è una di quelle prese in giro del mondo del teatro, che era nato già col teatro alla moda di Marcello, ma piuttosto spesso il teatro ha voluto rappresentare i maestri di musica per prendere in giro loro stessi, prendere in giro le cantanti capricciose, prendere in giro gli impresari, prendere in giro tutti i personaggi più strani del mondo dell'opera. E tu, qual è il problema tuo? Fammi capire. Ah, c'è sta una cantante che ti piace, come al solito, c'è sta una dierattuso che vuole fare il fetentone con la tua cantante. Vabbè, la solita storia, c'è sta il maestro di musica che si vuole tenere la sua allieva buona buona per conto suo. Ci sta, com'è che hai detto? Ah, ci sta che la diefetente dell'impresario che si vuole a la cantante. È la solita storia. Quante volte il teatro d'opera ha messo in scena se stesso per divertirsi? Quindi... Vedova ingegnosa, maestro di musica al Teatro Verdi di Pisa, dittico buffo napoletano, mi raccomando, vi aspettiamo tutti quanti. E a fe che ci avrei gusto, e io non ci avrei rabbia se voi riuscite a venire tutti quanti a vedere questo bellissimo spettacolo. Ciao! Visto che stiamo giocando col maestro di musica e con la vedova ingegnosa, carissime amiche e precari amici, vi voglio ricordare che ho citato una frase, piccola frase di un'opera. I primi tre che indovinano devono rivolgersi come messaggio privato alla pagina Facebook della Fondazione Teatro Verdi di Pisa e avranno un paio di biglietti omaggio per la recita del 9. Ciao!